Ha aperto la conferenza di servizio dei sindaci facendo un excursus di questi 7 anni di commissariamento della sanità, il governatore Olivierio, sciorinando numeri e cifre di un fallimento più che annunciato reiterato nei confronti di una regione che soprattutto negli ultimi 2 anni si è trasformata in una colonia, così come lui stesso l'ha definita, che sta contribuendo attraverso la migrazione passiva agli introiti della sanità di altre regioni, anche per patologie ordinarie e sia attraverso servizi pubblici sia privati. I dati del fallimento della gestione commissariale sono certificati dal tavolo interministeriale. L'ultimo è stato proprio la settimana scorsa, ovvero c'è una reimpennata del debito, c'è un abbassamento dei livelli essenziali di assistenza già al di sotto della media nazionale, c'è una crescita, della emigrazione per la cura e la tutela della salute da parte dei calabresi. Tre dati significativi di un fallimento: il commissariamento che è stato deciso nel 2010 per 7 anni di seguito avrebbe dovuto produrre un cambio di trend, una riqualificazione del sistema sanitario, un risanamento della situazione debitoria, un abbassamento del numero dei calabresi costretti ad andare fuori e una garanzia dei livelli essenziali di assistenza almeno nella media nazionale. Invece tutto questo non è stato realizzato. Oggi lei tra l'altro ha ricevuto un'importante convocazione martedì dal ministro Lorenzin e lei ha sottolineato: io andrò per dovere istituzionale, ma a non negoziare alcun commissariamento, ma a chiudere questa stagione. Andrò a dire alla Lorenzin che la Calabria ha bisogno di rinegoziare il piano di rientro e ha bisogno di chiudere la fallimentare esperienza commissariale. Perché, appunto, se questi atti concreti, atti interruttivi di questo trend negativo, di questa spirale negativa che sta attanagliando la Calabria e i calabresi, se non verranno, ci determineremo. Io riconvocherò l'assemblea dei sindaci, come ho fatto già questa mattina. Stamattina ci sarà una conferenza, la conferenza dei sindaci, largamente partecipata. Condividendo questa impostazione, hanno espresso la necessità, appunto, di non mollare, di battersi per l'interesse della Calabria e dei calabresi. Noi al primo punto poniamo la Calabria e i calabresi. Non ci sono magliette o appartenenze che tengano rispetto a problemi che sono di interesse comune.